stadio Vanni Sanna di Sassari, fronte alla vice capolista Torres, il Pescara sesto in classifica. I sardi vengono a 3 vittorie in fila, i biancazzurri al successo casalingo con la Lucchese. Bucaro conferma per 10 undicesimi la squadra scesa in campo nell'ultimo turno di campionato. Una sola novità: Franchini per lo squalificato Tuniov, della Torres rientrano dalle squalifiche Idda e Zecca. 3-4-1-2, Mastino tra le linee alle spalle di Ruocco e capitano Scotto in fase di non possesso, in realtà più un 4-4-2 con Ruocco che scala sulla sinistra e Zambataro che va a fare il terzino davanti Mastino alle spalle di Scotto, che prova con questa conclusione. In realtà nei primi 30 minuti una partita fisica con tanti duelli, una partita che non decolla, diciamo così. Qui un ripalo favorevole a Scotto e poi la deviazione in calcio d'angolo di Plizzari sul tentativo del centravanti nonché capitano della formazione sarda. Siamo al 30esimo, l'errore, attenzione qui, della difesa della Torres, da Aloy a Cuppone, scordinato, conclude malissimo. E poi invece sull'azione successiva l'errore di D'Ametto che non abbiamo visto, il pallone che viene giocato molto bene da Cuppone per Merola, il suo taglio, il gol del Pescara, il vantaggio al minuto 31 nel corso del primo tempo, da Cuppone a Merola, perfetto il taglio e il sinistro che non lascia scampo, ravvicinato, che non lascia scampo al portiere Zaccagno. Decima rete in campionato per Davide Merola, il 10 biancazzurro. 40esimo minuto, reagisce la Torres con questo sinistro, violento sì, ma leggermente impreciso, di Mastino, giocatore di grande qualità, ex Spezia e Pisa, classe 91. Il pareggio al 44esimo, da quinto a quinto Zambataro, la palla passa e poi c'è Zecca che brucia Milani. Il gol del pareggio al 44esimo lo realizza Zecca, al secondo sigillo in campionato. Zecca, ex Teramo, stagione 2018-19, veniva dal Sassuolo, 34 presenze, 4 gol in quel campionato, e dunque 1-1. Questo è il secondo gol all'inizio della ripresa, troppo facile perché Giorico mette questo pallone morbido, la spizzata di Zecca, l'assist dunque questa volta di Zecca per Ruocco, che tutto solo non può fallire, sotto misura dunque 2-1, ribalta la situazione la squadra di Alfonso Greco. Sono 9 in campionato per Ruocco, classe 2001, continua ad attaccare la formazione di casa, il tentativo di Zambataro che è stato tra i migliori, è arrivato a gennaio dal Lecco, si salva oltre la traversa il portiere Plizzari, poi la traversa colpita, timbrata da Scotto e il gol incredibile realizzato da Ruocco. E qui c'è un pasticcio clamoroso tra Plizzari e Brosco dopo la traversa timbrata da Scotto, rivediamo tutto, guardate, Scotto che va di nuovo a colpire di testa il pallone e poi un altro colpo di testa, questa volta di Brosco, c'era l'uscita di Plizzari, non c'è stata una comunicazione giusta evidentemente tra i due giocatori e tutto solo a porta vuota non ha potuto fallire Ruocco, il suo secondo gol consecutivo. E poi c'è il poker realizzato da Zecca, il suo destro dal limite, Milani devia, spiazzato Plizzari, doppietta per Zecca, doppietta anche per Ruocco. Torres 4, Pescara 1, siamo al minuto 79, il Pescara si è completamente sciolto, è sparito dal campo nella ripresa. Qui una grande opportunità per Merola per segnare il 2-4, ma eravamo al 93esimo, si oppone così Zaccagno, siamo sempre al 93esimo con Merola che si rammarica per l'occasione mancata, non c'è più tempo, 4 minuti di recupero. A Sassari Torres batte Pescara 4-1.